Cari concittadini, buongiorno, buona domenica a tutti voi qui da Budapest, con alle spalle il Parlamento ungherese e il fiume Danubio. Buona domenica a tutti i cittadini di Torre Pagliara, buona festa patronale. Oggi è la festa patronale della Pentecoste, a loro i miei più sinceri auguri di buona festa patronale. Così come auguro una bellissima giornata a tutti i partecipanti della manifestazione che si terrà stamattina a Pagliara nella giornata mondiale dell'ambiente, per la raccolta della plastica lungo diciamo, i sentieri di campagna, la Plastic Free. A loro una buona giornata, il nostro ringraziamento per quello che faranno nell'interesse della comunità. Faccio i miei migliori auguri di buon 18° compleanno al concittadino Federico Mucci di Contrada Pianelle, che appunto oggi compie 18 anni, così come faccio gli auguri a tutti i bambini che oggi riceveranno nel nostro comune la prima comunione. Un abbraccio particolare all'amico Cristiano Carcea. Auguri di buon compleanno al consigliere comunale Francesco Cidento e quindi faccio inoltre gli auguri ai due nuovi nati del nostro comune, così come a tutte le loro famiglie, alla famiglia Marotti Di Nardo e alla famiglia Giuliano Carbone. Detto questo, la settimana che si sta concludendo è cominciata con la riunione che abbiamo tenuto presso la chiesa di Toccanisi con tutta appunto la cittadinanza di Toccanisi. È stata una bellissima giornata, una bellissima esperienza stare lì con loro. Abbiamo da quella riunione deciso diverse situazioni, abbiamo assunto diverse importanti decisioni per il futuro di quella piccola comunità, e da quella riunione abbiamo deciso di far svolgere nuovamente, sarà il secondo appuntamento dell'estate san nicolese, la festa di San Giovanni Battista nei prossimi 24 e 25 giugno. Quindi con il comune, con tutta la popolazione della località di Toccanisi, renderanno omaggio di nuovo al patrono di quella località, e da quella festicciola che si terrà cominceranno una serie di iniziative proprio diciamo atte a far rivivere quel bellissimo borgo nella parte più alta del comune. Continua l'iniziativa che abbiamo intrapreso di San Nicola, il paese dei fiori e dell'allegria. Stiamo continuando appunto a posizionare piante e fiori in tutto il territorio comunale, una iniziativa che ormai è conosciuta anche al di fuori dei confini comunali, quindi chiedo collaborazione ai cittadini non solo per la cura delle piante, che comunque in ogni frazione è demandata a un nostro, diciamo così, referente da parte del comune. Ogni cittadino è diciamo, responsabile di ogni fioriera, quindi chiunque si può prendere diciamo così, l'incarico di prendersene cura, perché mantenere il decoro urbano, mantenere appunto questi fiori, queste piante che stiamo mettendo con tanto amore per la nostra comunità, è segno di civiltà ed è segno di buon cittadino. Quindi invito tutti i cittadini a prendersene cura e a tenerli d'occhio, perché purtroppo qualcuno agli annassi ce li ha anche sottratti, ma si commenta da solo il gesto di questo sconsiderato. Abbiamo installato una nuova illuminazione pubblica davanti alla chiesa di Torre Pagliara. In questa settimana abbiamo dato mandato agli uffici di procedere alla proroga del servizio mensa scolastica nei due plessi di Zappiello e di Annassi, così da rendere un servizio ancora migliore a quello che è la nostra comunità. Ognuno potrà scegliere, ogni genitore potrà scegliere se continuare a portare fino al 30 giugno i propri figli, farli restare per la mensa. Noi diamo il servizio, poi saranno i vari genitori a decidere sul da farsi per il proprio figlio. Quindi il servizio è garantito fino al 30
di giugno fino alla chiusura della scuola. Questa settimana è stata la settimana dell'approvazione del bilancio di previsione, tante iniziative, uno strumento indispensabile per la vita politica e amministrativa del nostro comune da qui alla fine dell'anno, perché appunto è con il bilancio di previsione che si mettono i paletti su quello che sarà la spesa pubblica e come sarà spesa, come saranno spesi i soldi pubblici nel corso di questo anno. Quindi in questo bilancio abbiamo previsto tante cose, soprattutto tante iniziative che a me stavano molto a cuore per i bambini, per i giovani e per gli anziani. Ho inaugurato questa settimana il primo country house del nostro territorio nella frazione di Iannassi, una bellissima struttura che vi consiglio di visitare e di promuovere verso chi conoscete o comunque verso quelle persone che potrebbero passare lungo il nostro territorio e quindi sostare per qualche notte, perché davvero merita. Quindi country house con il nido della Colombaia a Iannassi, da visitare, da vedere, perché è un'eccellenza del nostro comune. Abbiamo tenuto le manifestazioni in occasione del 76° anniversario della Repubblica, della nascita della Repubblica, il 2 giugno da Pagliara e a San Nicola Capoluogo, davanti a entrambi i monumenti dei caduti. Con la nostra amministrazione saranno onorate tutte le festività civili, quindi non soltanto il 4 novembre ma anche il 25 aprile ed il 2 giugno. Abbiamo messo a posto, abbiamo sistemato, abbiamo curato, abbellito, pulito il parco 18 marzo a Iannassi nel della scuola, così da dare un servizio ai bambini e alle famiglie. Abbiamo aggiunto delle panchine, ci saranno ancora ulteriori miglioramenti a favore appunto della popolazione giovane e diciamo così dei bambini di quella comunità e delle famiglie che vogliono trascorrere qualche ora di svago e nel tempo libero appunto a Iannassi. Così come abbiamo sistemato il parco Santa Teresa di Calcutta a Monterocchetta. Abbiamo previsto all'interno del bilancio di previsione una serie di fondi proprio per fare in modo che ogni frazione abbia un parco da far utilizzare ai bambini di quella comunità, con le giostrine e con tutto quello che è necessario per le famiglie che le accompagnano. Stiamo programmando l'estate San Nicolese, comincerà il 19 giugno con la venuta di Beppe Convertini e il suo format a Iannassi. Cominceremo da questa importantissima frazione della località della nostra comunità, quindi cominceremo con Iannassi, ci sarà un giro con la banda musicale al centro della località, poi quindi l'incontro con Beppe Convertini nelle varie attività commerciali del territorio, fino ad arrivare al Mulino Mirra per chiudere prima da Pascalucci e poi al Borgo degli Angeli al mattino. E nel pomeriggio, nel piazzale antistante della scuola, sempre per i bambini di Iannassi, di Santa Maria in Grisone e delle località vicine, il Fantasy Village, con tanti giochi, tanti gonfiabili, tutti per i bambini di quelle comunità. Vi invito a partecipare. Abbiamo praticamente fatto ancora questa settimana la pulizia di tante zone del comune, penso appunto a Monterocchetta, Pagliara, ci sarà una pulizia straordinaria dei marciapiedi di Iannassi nei prossimi giorni. Come vi dicevo, abbiamo posto questi addobbi, queste fioriere in tante altre zone del comune, prendetevene cura, ve l'ho detto prima. L'8 e il 9 giugno sarò lieto di partecipare alle festività di chiusura anno scolastico, sia presso il plesso scolastico di Zappiello sia presso il plesso scolastico di Iannassi. Vi ringrazio i bambini, il corpo docenti, la dirigente scolastica e tutto il mondo della scuola del nostro comune per l'invito. Sarò lieto di essere presente in entrambe
in entrambe le festività, in entrambe le giornate. Ricordo a tutti i cittadini neomaggiorenni e neoresidenti che da domani, da dopodomani, possono recarsi al comune a incontrarmi per ricevere la tessera elettorale in vista del referendum del 12 di giugno, quindi venite a ritirare la tessera elettorale, da martedì in poi telefonatemi quando volete e sarò lieto di consegnarla. Chi non l'avrà ricevuta entro la giornata di domenica sarà mia cura farla recapitare presso il vostro domicilio. Detto questo, vi saluto, vi auguro una magnifica domenica qui dall'Ungheria, da Budapest, e ci vediamo presto. Rientrerò nel pomeriggio di domani nel nostro comune. Buona giornata a tutti, buona domenica.